Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio di Talisman. Allora, continuiamo la partita da dove eravamo rimasti. Quindi tocca a noi. Fatemi ricontrollare un attimo che cos'erano questi. Alchimia. Lancia la magia all'inizio del turno prima di muovere. Tramuta in oro qualsiasi numero di oggetti in tuo possesso. Personaggio, una tua regione. Ok, quindi è un teletrasporto, diciamo. Va bene. Uno. Ah, io volevo andare al castello, se non sbaglio, vero? Da 3 ore ci stavo provando. Se non erro, perché volevo curarmi. Quindi direi andiamo al castello. Perché stavo per fare una brutta fine. Cura vitalità. Uno, due, tre. Vai. Oh, e torniamo in gioco alla grande. Bene. Ah, questi si sono frattati, sì. Quindi il nano ha la spada. Ah, si stanno scontrando proprio loro. Capirà, il nano è finita. Infatti. Vabbè, infatti il prete l'ha attaccato. E gli sta fregando qualcosa. Quindi non ha deciso di togliere vitalità, ma di rubargli un oggetto. Lancia la magia su... Non l'ho fatto in tempo. Tagliare il filo. Vediamo il nano invece che fa. Ondina. Leanan. Quindi due seguaci. Se li ha presi tutti e due. Allora, ritocca a noi. Adesso che abbiamo un po' di vitalità, possiamo cercare sempre di salire, almeno di attacco, troppo basso, perché, per riuscire a fare questa cosa, ho visto con le altre partite, bisognerebbe avere almeno 10 e 10. 4. Non entriamo, evitiamo. Allora, o vado alle colline, al deserto no, perché perdo una vitalità. Quindi andiamo alle colline. Aggiungi 2 alla tua astuzia. Buona, questa se la teniamo. Ok, allora l'astuzia è perfetta. Già potremmo entrare. Bisogna aumentare assolutamente la forza. E ogni volta c'è da dire faccio fatica a aumentare la forza. Cioè riesco sempre a aumentare l'astuzia ma la forza mai. Questo forza 8, potente. C'hanno parità, eh. Ah, c'ha avuto fortuna. Sto prete è fortunato. Silfo del vento. Il prete sta quasi a 10 di forza. Il nano non ha fatto un cavolo alla fine. Re Rospo. Mercato fatato. Urdarbrunner. Ah no, quante carte c'ha quello? Ah no, mi sta a fregare qualcosa. Vaffan bene. Che te do? Direi che ti do una magia, sti cavoli. Ah, io potevo andare al castello così. Mazza quanto so cretina. Ma da quanto ce l'avevo sta cosa? Dovevo tirare... Vabbè, dovevo fare 4. E lancia la magia inizio del turno. Mi sa che alchimia non lo userò mai. Che palle, devo perdere una vitalità. Iniziando da te stesso e continuando in senso orario, ciascun personaggio deve passare un oggetto seguace o magia al personaggio alla sua destra. Se poi quindi ogni personaggio deve passare una vitalità, un fato o una moneta d'oro al personaggio alla sua destra. Ma vaffanculo. Niente, devo tagliare una... ho fatto una fatica per piare la vitalità. Maledetti. Pensate se era capitato prima. Vabbè che c'ho le monete. Io non ho capito che sta succedendo, ma mi prendo un fato lucente se posso. Ah, ok, quindi posso ritirare il dado una volta adesso.
vuole sto Cosmo? Devo usare per forza questo. Ti resta una magia da lanciare in questo turno. Ma non la voglio lanciare. Ma sono obbligata. Invece di tirare il dado, tuo movimento di muoverti sempre in quelle caselle. Scarta questo seguace quando attraversi il fiume tempestoso. Cioè, finché c'ho questo, devo fare sempre 5 caselle per forza? 1, 2, 3, 4, 5, sì. Ma di morte. E andiamo alle straniero. Allora, c'è da dire che... Ah no, ok, non è un mostro. Puoi pagare una moneta d'oro per spostare il geniere su una qualsiasi casella contenente una carta. Avventura. Devi quindi scegliere una carta avventura su quella casella e scartarla. Mi pare uno schifo. Speriamo non esca un mostro. Calice d'ombra. Nessun personaggio buono può avere il calice d'ombra. Ah, io sono buona. Aggiungi uno alla tua forza, non perdi un segnalino di vitalità nel deserto. Ah, questo era comodo. Però non lo posso prendere. Vabbè, ma a me non mi rimane addosso sta carta. Non credo. Ah, invece mi rimane addosso. Come la scarto questa? Quando entri nella capanna da essa fuoriescono le zampe di gallina, inizi a correre. Riprende la capanna come seguace. Invece di tirare il dado per il tuo movimento, devi muoverti sempre 5 caselle. Scarta questo seguace quando attraversi il fiume tempestoso con il ponte, la zattera e il traghetto. Eh sì, vabbè, che devo tornare indietro, che siamo matti. Che pizza. Era iniziata bene, giustamente. Quello è diventato un rospo. Mi fa ridere. Mo c'ha forza uno, ma dov'è? Vabbè, che tanto dovrebbe durargli qualche turno solo. Allora, andiamo avanti dei 5 caselle. Che noia. Accolita nata dall'ira. Astuzia 2. Se il tiro di attacco dell'accolita è inferiore alla sua astuzia, tira un dado e somma il risultato al suo valore d'attacco. L'accolita rimarrà qui finché non verrà ucciso. E io direi che questa la ammazziamo. C'è cioè, astuzia 2, ce n'ho 10. Vai, attacca. Certo che è sempre dei tiri de merda comunque. Vabbè, è andata bene, va bene così. Ok. Non posso fare il cambio carte, peccato. No. Re Rospo. Ma quello pure è diventato un rospo. Sono diventati tutti rospi. Capra della foresta, che bello, mo morite, va? Andate a far bene, morite, state a fare tanti fighi. Mi avete appioppato la capanna. E andiamo, grande capra. È giusto così. Oh, anche perché c'è 8 di vitalità. Ah no, era non capivo qual era il rosso. Infatti mi sembrava strano, questo era sfigato. Allora, io proverei ad andare qui perché magari mi fa che gli posso dare un seguace. E sarebbe una gran cosa, così me lo levo dalle palle. Quindi, consegna un seguace, dovrei fare 3. Aspetta che faccio 3. Già possiedi il talismano che cerchi, ma non riesci a vederlo. Vai dall'alchimista che abita nelle città. Se il suo fuoco può trasformare materiali poveri in oro puro, di certo rivelerà anche ciò che stai cercando. Ma no, io voglio fare la consegna a un seguace. Perché devo visitare l'alchimista, scusate? Che me ne frega. Driade. E Puck, o Pack. Nove. Ma questi mo rimangono rospi. Ma dove ha durato due turni? Forse finché c'è il rospo questo? C'era il rospo, non so. Che
noia, fa sempre 5 passi però, eh? Andiamo al bosco. Gnomo, devi tirare un solo dado quando apri il portale del potere con l'astuzia. Due dadi quando sei nelle miniere, a meno che tu non lo voglia. Sui picchi non devi... No, questa è una... fa schifo. Vediamo un attimo. Oggetto, puoi scartare la mappa del tesoro nel tuo turno per tirare un dado e guadagnare lo stesso numero di monete d'oro. Carino. Ce n'ho troppi. Ah, che cavolo. Dovrei comprarmi l'asino, così potrei portare più oggetti. Questo mi dispiace lasciarlo, onestamente. Però non potevo togliermi la forza e l'astuzia. Già forza c'ho un cavolo. Questi continuano a fare il giretto nel bosco. Capra delle foreste. Vai capra come prima. Ah no, vabbè, il prete capirà. So. Infatti. Giustamente, non poteva perdere il prete. Ma questi, ripeto, ora rimangono rospi a vita. Cioè, non, sta cosa non riesco a capire. Dov'era il re rospo? L'avevo visto da qualche parte. Era qua. Ci sono 2000 carte qua. No. E allora, boh. Allora, posso andare qui dove ci sta l'orco, l'ombra delle nevi e il principe. Ma io quasi quasi potrei anche provare a combattere, perché al massimo perdo una vitalità. Che famo? Ci proviamo? Perché il principe è comodo. Così vado di nuovo al castello se ci riesco. Che mi curo. Questa c'ha astuzia 2, quindi dovrei vincere. Questo è a rischio. Ho perso già varie volte con quest'orco, se non sbaglio. E vabbè, proviamo, dai. Sennò qua non ci muoviamo più. Allora, l'orco è quello che vedo più complicato. Allora, riparto con 6, quindi parto in vantaggio. Se faccio un dado decente per una volta... Ok, dai, non è malissimo. E vaffanculo, però. Non è possibile. Riprovo, eh. Vaffanculo. Certo, sono veramente iellata, però, cavolo. Vabbè, bisogna anche provare, eh. Ah, non posso. Cioè, se perdo con quello, non posso prendere il resto, vaffanbene. Ecco perché non avevo preso il principe. Se riuscissi a salire un attimo con la forza, dammi un fato lucente. No, non era per me. Ah, ecco, il prete è tornato prete. Però il nano non è tornato nano. Allora, qua c'era il fantasma. Un fantasma attende il... primo personaggio malvagio. Altrimenti qui c'era il bosco. Boh. Non lo so, eh. Col fatto che adesso faccio solo 5, sta cosa è veramente scomoda. Dovrei quasi tornare indietro a sto punto. Così me lo levo, sto cavolo di seguace. Mazza, ma che ho tutte ste capre oggi? Vabbè. Partiva con 7 di forza, quindi. Certo, a lui 2, a me esce 5 di forza. Allora, ragioniamo un attimo. Scarta questo seguace quando attraversi il fiume tempestoso con il ponte, la zattera o il traghetto.
Io andrei un attimo qua però, questo è comodo. Poi al massimo attraverso dopo. 7, guadagno un'astuzia, va bene, va bene. No, bastardo maledetto. Rimani qui finché non ottieni 4, 5, 6. Mazza che stronzo. Cioè, è stato il prete se non sbaglio, eh? Mo sto tipo Jumanji finché un 5 un 8 non compare. Che pizza. Portale runico. Allora, devo fare 4, 5, 6. Mo' vediamo quanti turni perderemo così, eh. Sono curiosa. Io sono sfiga dai dadi, sia nella realtà che nella finzione, a quanto pare. Tanto quello continua a fare aumentare la forza, maledetto prete. Pozione dell'amore. Ve lo dico ragazzi, è stato bello, io rimarrò lì. Me lo ricorderò comunque, Preda, me lo ricorderò. Ma potrò usare la mia carta per teletrasportarmi da un'altra parte? Mo ci provo. Quanto se la sente calda? Eh certo, tanto già c'avevi poco, di forza. Mo proviamo a usare la magia, vediamo se con la magia mi posso teletrasportare via da un'altra parte. Poi uso la magia e faccio 4, 5, 6. Allora, vediamo se la posso usare. Ma manco per il cavolo, ma so. Che bastardi. Vabbè, ma non ci credo. No, vabbè, no, no. Andate a far bene tutti. No, vabbè, ma che è? Ma non si può, non si può. Inno della gloria. Ti odio, Preda. Io non ho parole, veramente. Cioè, è finita, io non gioco più, gioca solo il prete, perché il nano pure sta fermo, a quanto pare. Bandito, forza 4, mazza, perderai sicuramente. Ha vinto a priori, infatti, uccisione automatica. Non so, quanti round sto perdendo? Ho perso il conto. Sì, sì, è bravi, è bravi. Oh, che cavolo. Non era possibile. Senti, io mi teletrasporto. Vediamo che esce fuori. Ah, strano, non me lo blocchi. Al tempio. Ma ci sto già. No, vabbè. Rubare tempo. Lancia la magia su un qualsiasi personaggio all'inizio del suo turno. Il turno di quel personaggio termina subito. Poi segue immediatamente un turno aggiuntivo. Ah, mo lo uso subito sul prete. Vaffanbene. Ma dai, mi ha messo teletrasportata. Ma dove sto? Vaffanbene. Non è possibile. Qua no, se non pago. Cioè, praticamente sta partita era partita bene, giustamente. E sto video non sto facendo assolutamente niente.
Quando uno è iellato, è iellato. Questo ormai è proprio ammazza tutti. No, ma continua a crescere di livello, mi raccomando. Mo torniamo indietro per forza, cioè se non posso andare avanti a fare 5 caselle. Devo tornare indietro e poi cercare di attraversare per togliermelo, sennò. Non posso tornare indietro. Se io vado qua, devo affrontare per forza il cattivo, spero di no. Ok. Allora, protezione divina. Nei prossimi due round, iniziando da questo turno, i personaggi non perderanno vitalità se verranno sconfitti in un combattimento o in un confronto psichico dalle creature. No, perché sennò pure gli altri. Dopo che hai tirato il dado per il tuo movimento, puoi sottrarre uno dal risultato. Buono. Però non c'ho spazio. No. E vabbè. Lo devo lasciare purtroppo. Allora, in teoria me l'ha tolto. La capanna me l'hai tolta? Mannaggia, sta lì. Oh, grazie. Ok, adesso devo tornare poi in casa sopra. Mo proviamo a girare intorno un attimo, vediamo se riusciamo a salire di livello di potenza, perché sennò buonanotte. Quello è rimasto rospo comunque. Diventa un rospo per 2 turni, tanto già lo sei. Allora. Allora, in teoria in chiesa è comodo. Se sei buono, paghi una moneta d'oro per ogni punto. No, gratuitamente. Oh, grazie. Sono buona, mi devi curare? Ah. Ottimo. Dai, dai, dai. Che piano piano ce la si fa. Lepregano. Diventa rospo. Ammazza, questo comunque c'è. Proprio nel sangue deve essere rospo fino alla fine. Io faccio sempre bei tiri. Questo che era? Mostra Magic. Occhio malefico. Nessun personaggio buono può avere l'occhio malefico. Allora, andiamo qua ai campi. Io spero mi farà combattere, perché voglio aumentare la forza. Aggiungi una tua forza durante il combattimento. Se sconfiggi un personaggio in combattimento, decidi di toglierti un segnalino di vitalità, il personaggio perde anche il prossimo turno. No. Se ne frega. Oh, gorilla 3. Dai, il gorilla dobbiamo ammazzare. Mi raccomando, noi stiamo a 6. Un tiro decente, ti prego. No, vabbè. Vabbè, però no, cioè, no, 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 no. No, basta, il gioco è buggato, non si può. Che cazzo di spi. Appena riesco a riavere un attimo di vitalità la perdo come niente. Che vuoi da me? Rompiscatole? Oh, se, capisco che il rospo non vale niente, però, cioè, sto preda ha rotto le palle. Guadagna uno di forza? Ma chi? Perde tutto l'oro, tanto non ce l'ho. Giustamente, lui ha guadagnato forza, se non sbaglio. Io ho perso l'oro, non ce l'avevo però. Sempre proprio fortunella. Ah, mo sei, capito? Certo, quando non mi serve. Allora, vediamo un attimo. Qui cosa c'era? Astuzia 10. Attenzione, io ho astuzia 10.
I personaggi buoni possono evitare automaticamente l'incontro con la legione invece di attaccarla. Ok, altrimenti preferirei forza. Qualsiasi casella di questa regione. Quasi quasi mi riteletrasporterei in chiesa. Allora, vediamo. E vado in chiesa, così mi ricuro. Ma perché io volevo andare in chiesa? Dovevo leggerlo tutto. Ma non voglio sta qui. Sentiero Fausto. Sentiero malsano. Ah, non puoi guadagnare o recuperare fato. Non puoi guadagnare o guarire punti vitalità. Sottrai 2 al tiro di dado durante il combattimento. Io non ho parole, ma non volevo stare qui. Unicorno sci. Oh, astuzia 5. Bello, questo va bene. Ah, più di una. Astuzia 4. Se vieni sconfitto perdi una vita in più, vieni ucciso. In che senso viene ucciso? Finisce la partita? No, no, aspetta, questa la tolgo. Questa. Non mi fido. Tira un dado per vedere dove vieni teletrasportato. Per ogni pedina fatta che possiedi puoi aggiungere uno al tuo risultato. Vabbè, magari mi riporti da là. Il re di tutti gli ospiti dà benvenuto al tuo regno. Se sei un rospo ritorni normali, guadagni una forza. Se non sei un rospo vieni trasformato in un piccolo e viscido rospo per 3 turni. Il rospo saltella di 3 case. Ma no. Ah, ok, dopo questo. Fammi un attimo fare sto combattimento. Ti prego. Io, ripeto, io non ho parole. Ma sono qua. No, sta cosa è allucinante comunque. Sì, vabbè, divento rospo, grazie. Sei stato trasformato in rospo, sarai un rospo per 3 turni, un rospo a forza 1 e astuzia 1, può muoversi solo nella casella, lascia tutti gli oggetti seguaci a loro nella casella dove sei stato trasformato. No! Vabbè. Quando li trasformi il personaggio non era come prima, eccetto che per gli oggetti seguaci loro e fa da vitalità. Ma io non ho parole. Ovviamente mi porta pure dal Cavaliere Nero, no? No, raga, cioè, io dico la sfiga. La sfiga, perché? Ma io stavo qui, ma perché mi ha portato nella foresta? Sta partita non va. Non va. Guardie notturne. Dai, oh, le guardie sconfiggete su stronzo. Ah no, vabbè. Mi fa piacere. Ciondolo. Io ripeto, non ho parole. Ma dove vado 1-1? Che c'è qua? Ma che me ne frega del mendicante? Però qua mi attaccano, vado qua. Io ripeto, non ho veramente parole. Se può essere così sfigati nella vita. Lotteria. Tutti i personaggi tirano un dado? No, perché mi metti in mezzo? Giustamente lui fa 6. scusate, posso vedere un attimo che succede? I personaggi al risultato più alto tireranno nuovamente in caso di parità. Guadagna un numero di monete d'oro pari al suo risultato del dado. Cioè, giustamente, quello, il prete ha fatto 6. Io sono sfigata come Hernano. Ma io dico, no? Ma mi ha ammazzato! No, vabbè, raga, che stronzo! Prete de merda! Hai perso tutti i tuoi punti vitalità, il tuo personaggio viene ucciso immediatamente. Tutti gli oggetti magici, i seguaci e loro vengono lasciati sulla casella dove il tuo personaggio è stato ucciso.
Le altre carte vengono messe sui rispettivi mazzi degli scarti, comprese le magie e i trofei, per ricominciare al tuo prossimo turno, purché nessun altro giocatore abbia raggiunto la corona del comando. Ma quindi riparto con... Ma che bastardo! No, vabbè, cioè, sto prete un pezzo di... Ma quindi io... scusate, no? Cioè, io rinizio da zero. Cioè, come se avessi iniziato mo' la partita. No, cioè... Oltre che mi hanno fatto lasciare tutta la mia roba. No, no. Non l'accetto, non l'accetto. Onestamente non lo accetto. Lancia la magia all'occorrenza, puoi evitare l'incontro con qualunque personaggio o creatura fino alla fine del turno. Ma andate a cagare tutte e due. Vabbè, ma non si può riniziare da capo. Meno male, forza 1. No, vabbè, sta cosa è allucinante, non lo dico. Mo' ho fatto un tiro decente, questo fa di più. Beh, pareggio, giustamente. No, vabbè, sto troppo a rosica. Sta partita è andata malissimo, malissimo. Non so se valga la pena continuare, onestamente, perché, cioè... Riniziare da capo col prete che sta troppo potente. E poi sto rosicà. Ma mi viene a rompere le palle! No, vabbè. Ma che gli ho fatto di male? Perché sei una profetessa, sta rosicà. Cioè, io non ho parole, ripeto. Ma posso diventare invisibile? Ma no, potevo diventare invisibile, non l'ho fatto. Vabbè, ormai. No, ve lo dico, cioè... Oh, forza 12. Ma che me lo tira a fare il dado? Ma poi faccio sempre punteggi alti. Ho vinto? No. Vabbè, ragazzi. Direi che secondo me conviene iniziare un'altra partita. Questa è andata troppo male. Sto rosicando troppo. Sto prete mi ha rotto le palle. Quindi direi che questa mi sa la concludiamo qui. Perché onestamente, cioè, se devo riniziare da capo, allora iniziamo un'altra partita. Così stiamo tutti pari. Perché questo ormai, cioè, non... Ma pure è venuta ad attaccarmi. Ma attacca con 11, c'ho 2. Niente, è stata una partita negativa. Vabbè, ne faremo un'altra. Quindi niente, facciamo finta che sono morta e tanti saluti. Come sempre mettete un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale e spero che la prossima partita andrà meglio. Sto rosicando. Alla prossima!